Vi ringrazio, cari amici, per l'attenzione con la quale seguite il nostro programma. Ringrazio anche quelli che forse per la prima volta si sono sintonizzati e stanno seguendo il programma. Dio vi benedica, Dio parli ai vostri cuori. Coloro che da tanto tempo ci seguono hanno imparato che il nostro unico obiettivo è quello di parlare di Gesù, di colui che ha trasformato la nostra vita. Non vogliamo portare una nuova religione, non vogliamo avere degli adepti. Quello che desideriamo è che ognuno trovi la speranza in Cristo, nella parola di Dio che può dare una direttiva chiara, una luce vera sul nostro cammino spirituale. E se c'è un problema che forse affligge più di altri il genere umano è la paura nei rapporti con i propri simili, la paura rispetto alle autorità, la paura per il futuro, e potremmo fare un elenco lunghissimo delle fobie, delle paure, delle ansie, dei turbamenti che a volte affliggono l'essere umano. Desidero leggervi un versetto nel primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 32, il versetto 11, ci dice così: è Giacobbe che prega, uno dei patriarchi, prega e dice: liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Un uomo che prega e prega a Dio perché lo liberi dalla paura del fratello. E a volte, ecco, è quello che succede anche ai nostri giorni, bisogna aver paura proprio dei propri cari, a volte anche delle persone più vicine a noi, proprio perché a causa del peccato è subentrata la paura, il timore, il sospetto. A causa del peccato non c'è più quella bontà e quella misericordia che ci permetterebbe di vivere una vita serena. Parleremo comunque di questo, il predicatore ci spiegherà di che cosa si tratta, ma intanto seguiamo Roberto Gentilini che conduce la sua intervista a Milano e intervista Claudio Puricelli, e poi ascolteremo il coro della Chiesa Cristiana Evangelica dell'Assemblea di Dio di Milano via Forze Armate, che canterà un inno alla gloria del Signore. Vengo a voi, cari amici, da Milano. Mi trovo insieme a Claudio, che ci racconterà la sua storia, le sue esperienze di vita, tra il Castello Sforzesco alle nostre spalle e l'Arco della Pace, che potete vedere giù sullo sfondo. Allora, Claudio, tu sei milanese, sì. Eh? Sì. Raccontaci un po' della tua vita. Intanto cominciamo con la vita da ragazzo. Che tipo eri? Eh? Vediamo un po'. Va bene. Allora, ascolta, io praticamente da ragazzo ero un ragazzo normale, nulla di particolare, ho vissuto la mia adolescenza, la mia infanzia in modo, si può dire, senza traumi, quindi ho avuto sempre dei buoni insegnamenti da parte dei miei genitori, fino che poi praticamente sono diventato adolescente. Allora si andava a militare, sono andato a militare, però nel frattempo mia madre si ammalò. Si ammalò e quando ero militare purtroppo mia mamma morì e di conseguenza all'età di circa 20 anni ho dovuto accettare questo fatto, che per me è stato comunque un grosso trauma. Qualcosa che ti ha segnato, sì. Ti ha segnato profondamente. A quel tempo, diciamo, ti ponevi il problema della morte, avevi paura della morte? Allora, uno dei miei problemi, prima di conoscere il Signore, evidentemente, era proprio quello della paura della morte, di quello che sarebbe successo quando io sarei trapassato, perché comunque la sensazione che ci fosse un al di là c'era. Infatti ho sempre ricevuto degli insegnamenti cristiani, di conseguenza l'esistenza di Dio per me era una cosa scontata, non lo conoscevo ma sapevo che c'era. E di conseguenza quando ci pensavo mi angosciava, oltre ad avere un altro problema grosso che era la paura della malattia. Cioè per me uno dei problemi miei esistenziali era l'aldilà
e la paura della malattia, forse magari anche dovuto al discorso di mia mamma. Poi è arrivato, mia mamma morì, io ho cominciato a lavorare, ho conosciuto mia moglie frequentava una comunità e di conseguenza tramite mia cognata, ho cominciato ad avere i primi approcci a quello che era la conoscenza del Signore. Abbiamo cominciato a parlare, a discutere e il Signore, siccome ci conosce molto profondamente, ogni volta che si parlava o si affrontava qualche discorso di natura cristiana, veniva fuori proprio il discorso dell'aldilà, della morte, e questo mi ha praticamente incitato ad andare una volta, la prima volta, a un culto evangelico. Ecco, quella volta quando sono entrato, la prima impressione che ne ho tratta è stato un po' uno shock per me, perché io abituato ad altre concezioni di culti, non comprendevo questa partecipazione da parte dei credenti e di conseguenza ho ritenuto inizialmente che questi fossero per me un qualcosa di troppo, qualcosa un po' scioccante, ecco, qualcosa forse anche di negativo, però ho capito che c'era qualcosa di diverso, e infatti le cose, l'aspetto più pratico che mi dava conforto era la testimonianza che io ascoltavo, perché in loro rivedevo me stesso, e questo mi ha spinto a frequentare questa comunità, fin tanto che ho compreso che dovevo fare un passo, ho fatto questo passo. Nel frattempo quella che era la mia fidanzata è diventata mia moglie, ci siamo sposati e mi sono battezzato in acqua e ho cominciato il mio percorso, dico iniziato perché è un percorso che finirà l'ultimo giorno che incontrerò il Signore. Il Signore mi ha modellato, la prima cosa che è accaduta che è sparita completamente, ma nel modo più assoluto, e questo per me è completamente inspiegabile, la paura della morte e la paura della malattia. La paura della morte immediatamente, la paura della malattia nel tempo. Perché? La paura della malattia perché ho imparato a confidare nel Signore e questo mi dava sollievo. Quindi ho compreso che anche se come tutti quanti su questa terra siamo soggetti a malattie, siamo soggetti come tutti gli altri, però io ho un Signore a cui rivolgermi e questo mi dà la speranza e la fiducia e la certezza che il Signore mi ascolta. Poi i suoi piani saranno quello che saranno, però io so a chi rivolgermi e questo mi ha dato veramente un grande stimolo. Questa è stata la prima parte. Certo, per quanto riguarda la paura della morte, viene chiamata nella Bibbia la morte il re degli spaventi, perché appunto spaventa, però ecco, quando incontriamo Gesù tutto questo finisce, no? Giusto, giusto. Infatti quando noi incontriamo il Signore la paura della morte svanisce, perché il Signore ci mette nel cuore la pace. Ci mette nel cuore la pace, il desiderio di incontrarlo, e forse diventa quasi paradossalmente diventa il contrario, perché noi sappiamo che il giorno che noi lasceremo questa terra avremo una vita ancora migliore, caro. Ecco, per cui i nostri guai, i nostri problemi che sono su questa terra sono passeggeri, e quando andremo col Signore finalmente godremo la vera felicità e la vera vita. Questo è quello che ho imparato nel tempo. Devo dire che ci è voluto il suo tempo, perché la mia conversione è stata progressiva, non ho avuto esperienze traumatiche da giovani, tossicodipendenze, cose di questo genere, per cui io mi reputavo un bravo ragazzo, ma quello che io voglio dire a tutti quanti è che tutti, anche quelli che si ritengono bravi, che non fanno nulla di particolare, per cui non hanno necessità o non sentono il desiderio di conoscere il Signore, devono cominciare a guardarsi dentro e scopriranno che in effetti dentro di loro non c'è pace, non c'è gioia, non c'è la vera gioia, è una gioia effimera, perché il mondo purtroppo ci dà quello che ci dà, però si ferma a un certo punto e noi non abbiamo la vera felicità, la vera gioia. Dopodiché, infatti, io ho cominciato progressivamente a frequentare la comunità, a inserirmi nella comunità, ci è voluto un po' di tempo per inserirmi nella comunità, fino a lavorare per il Signore, per quello che mi concede, che è un onore lavorare per il Signore, e sono veramente felice di averlo conosciuto e soprattutto di averlo accettato nella mia vita. Bene Claudio, dobbiamo concludere, ma ecco, abbiamo colto il messaggio.
Soltanto Gesù può fare queste cose. È importante che anche voi, che anche tu, caro amico, gentile amica, ti avvicini a Gesù. Tutti hanno bisogno di un amore senza fine. La grazia tua su me. Tutti hanno bisogno di perdono e di speranza del Dio che salva. Cristo sposta le montagne, Gesù è potente a salvar, è potente a salvar. Autore della mia salvezza, la morte ha vinto per me, Gesù ha vinto per me. Thank you.
detto prima il coro di Milano, in realtà erano due cori insieme, il coro Sion e il coro Maranatà, che ha cantato della potenza di Dio, la potenza in grado di liberarci dalla morte, perché Cristo ha vinto la morte, ha vinto la paura che potrebbe assillarci. Voglio darvi il nostro indirizzo, così se volete potete scriverci, tanti l'hanno fatto, rispondiamo direttamente a tutti. L'indirizzo è Cristiani Oggi, casella postale 15-00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, Cristiani Oggi TV, @assembleadidio.org. Scriveteci oggi stesso e vi risponderemo. Intanto vogliamo ora dare spazio alla meditazione biblica. Il pastore Davide Diorio ci parlerà sul soggetto la liberazione dalla paura. A te Davide. Leggo nel libro biblico dell'Esodo, al capitolo 14, verso 13. E Mosè disse al popolo: «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». Sono parole inserite nel racconto del miracoloso passaggio del Mar Rosso, quando le acque si aprirono e Dio fece passare un popolo composto da 600.000 uomini di guerra, più donne, bambini e una moltitudine di altri popoli che si erano uniti a loro nella fuoriuscita dall'Egitto, quando Dio li liberò. È un episodio quindi che ci parla di liberazione divina, e questa liberazione accadde nonostante dei dubbi. Avevano avuto dei dubbi per paura, perché gli egiziani li avevano inseguiti, e dice qui il verso 9: tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito, li raggiunsero mentre erano accampati presso il mare. Immaginiamo la scena: alle spalle faraone con il più potente esercito del suo tempo e davanti il mare. Non c'era nessuna speranza. I figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono al Signore. Faraone, nella sua follia, perché il peccato produce questa follia, pensò: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Mi voglio vendicare. Ma il popolo che pregò, purtroppo, va detto, pregò con disperazione, con la mente e anche con delle lamentele. Il miracolo è che il Signore li liberò nonostante i dubbi, le lamentele. Dissero, leggo il verso 11, mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? E io desidero dirvi che spesso il cuore dell'uomo è malvagio. Dio ci fa del bene e invece di esserne contenti davanti alla prima prova e sofferenza, noi poi ci rendiamo conto della difficoltà e ci lamentiamo. È importante non dubitare. Dubitare, avere paura, porta a sbagliare. La prima volta che la paura ha fatto il suo ingresso nel mondo è stato con Adamo ed Eva, il quale, dopo aver peccato, disse: ho udito, rivolta a Dio, la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. La consapevolezza del peccato lo portò ad accorgersi di ciò che prima per lui non era un problema. È la prima volta che la paura entra nel mondo, quindi la paura è figlia del peccato. È per paura che si fanno tanti sbagli. Per esempio, Sara disse ad Abramo: non ho riso, udendo l'angelo, questo personaggio che in realtà era un angelo, promettere ad Abramo: l'anno prossimo tua moglie partorirà. E negò perché ebbe paura. Ma Abramo gli disse invece: hai riso. Gliel'aveva detto il suo interlocutore soprannaturale. E la paura può essere anche un ostacolo per le vittorie cristiane. Gedeone disse: chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, restando solo 10.000
a combattere. Per la verità, per Dio erano anche troppi. Infatti ne restarono alla fine, per scelta di Dio, solo 300. Ma la paura ci blocca, ci fa allontanare dalle promesse del Signore. E desidero dire con grande chiarezza che avere paura ci allontana dal successo spirituale. Ma la fede allontana la paura. E era appunto questo, disse questo popolo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani. Meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Che paragoni assurdi. Il cuore dell'uomo è veramente insanabilmente maligno. Ma il Signore rispose indurendo il cuore del Faraone. E il fatto che li aveva lasciati andare, poi li ha inseguiti e ora li ha stretti come in una morsa vicino al mare, non era altro che il disegno divino per glorificarsi. Quando Faraone si avvicinò, la Bibbia, la parola del Signore, dice chiaramente che essi ebbero una gran paura e gridarono al Signore, ma Dio intervenne e li aiutò. E così la liberazione divina, nonostante i dubbi, adesso è una liberazione che viene difesa. Viene difesa da Mosè, il quale afferma abbastanza chiaramente: non abbiate paura, leggo nel verso 13, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà. State fermi, diciamolo. Nella difficoltà è più difficile stare fermi che fare qualcosa. Però non dobbiamo mai dimenticare che chi è con noi è più grande di colui che è contro di noi. L'Apostolo Paolo dirà: vegliate, state fermi nella fede. Non vogliamo ondeggiare, tentennare, dubitare. Vogliamo avere fiducia che Dio opererà dal cielo. E questa liberazione divina è difesa da Mosè con un invito a non avere paura, è difesa anche dal Signore che dice a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Quanto a me indurirò il cuore degli egiziani, essi vi verranno dietro nelle acque del mare che si aprirà davanti a voi, e quando voi passerete loro moriranno nelle acque. È importante notarlo. La liberazione divina fu realizzata grazie alle opere della fede. La fede senza le opere è morta. Se loro non avessero obbedito e messo in azione ciò che Dio gli chiedeva di fare, ovvero passare nelle acque del mare che si aprivano senza avere paura, il miracolo non poteva essere vissuto di persona. Ma lo fecero. Mosè alzò il bastone, stese la mano sopra il mare e lo divise. E i figlioli di Israele passarono in mezzo al mare sulla terra asciutta. Non fu il bastone, certamente fu il Signore che operò il miracolo. Ma Dio chiede sempre ai suoi figli e ai suoi servitori una collaborazione che manifesti la nostra fede per il miracolo. L'angelo di Dio, dice qui il verso 19, che precedeva il campo di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro a loro. E ci piace ricordare che il Signore ci protegge e ci aiuta, che il Signore ci salva e ci benedice, che Egli ha i suoi angeli accampati attorno a noi, che non ci lascia, non ci abbandona. E quando il Signore fece il miracolo, dice il capitolo che segue, il 15, tutti si misero a lodare il Signore, le donne a suonare, a danzare, saltare di gioia, e dicevano: egli, il Signore, ha gettato in mare i carri del Faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Mi piace considerare che il Mar Rosso si aprì, ma anche che si richiuse, a dimostrare il miracolo, a confermare che non fu un caso, perché non era umanamente possibile che si aprisse quando il primo ebreo vi metteva i piedi nell'acqua e che si chiudesse quando l'ultimo degli ebrei ne uscì. È importante anche che Maria, la profetessa, sorella d'Aaron e Mosè, prese in mano il timpano e che tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani, questi strumenti musicali,
e saltando di gioia nella presenza del Signore. Ci ricorda che i cristiani sono un popolo che viene liberato, ma in questa liberazione essi provano gioia, che la liberazione divina viene concessa alle persone anche quando hanno paura, e il Signore può guarire, fugare la nostra paura. Ha pietà e comprensione anche delle nostre lamentele. E la cosa grande è che Egli apre davanti a noi le acque del mare della difficoltà, perché Egli è il Signore che ci ama, ci comprende, ci capisce. Nulla è impossibile a chi crede, e se abbiamo fiducia in Dio, le acque s'apriranno. Noi le percorreremo e vinceremo nel nome del Signore. Noi vinceremo perché Cristo ha già vinto per noi e vogliamo rivolgerci a Dio in preghiera. Sappiamo che Egli ci ascolta, io lo faccio qui in studio, voi lo fate dove vi trovate, a casa o in qualsiasi altro luogo, ma Dio ci ascolta. Signore, ti preghiamo perché tu rimuova ogni traccia di paura dalla nostra vita, e sappiamo che la vera pace e serenità la possiamo trovare nella riconciliazione, quando il nostro cuore è purificato dal tuo sangue prezioso, dalla tua grazia, e siamo nuove creature in Cristo. Ti preghiamo, Signore, liberaci dalla paura e fa di noi degli esseri sereni, pacifici, che hanno speranza per il proprio futuro. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie cari amici per averci seguito. Intanto desidero dirvi che abbiamo un omaggio per voi. È il libro Fede Vittoriosa, scritto da Smith Wigglesworth, un famoso evangelista del passato. In questo libro si parla proprio di quella fede che ci aiuta a vincere, quella fede che ci aiuta a superare qualsiasi circostanza, perché Dio ci vuole vincenti e non perdenti. Questo è il messaggio della parola di Dio. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011 Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.